Ebbene sì, credo sia arrivato il momento. Ciao a tutti, io sono Alessandro ed è arrivato il momento di finalmente sbloccare i miei Ray-Ban Meta per farli utilizzare al 100% tutto quello che è la sua tecnologia legata alla AI, a Meta AI. Sapete che in Italia è bloccata, io aspettavo che l'ultima diciamo scelta politica dell'Europa e quindi anche con l'Italia accelerasse un attimino quello che era lo sblocco di tutti i procedimenti legati all'intelligenza artificiale, quindi anche questi dispositivi che avessero libero accesso anche in Europa l'AI, ma in realtà sembrerebbe ancora lunga. Vi lascio qui i video di cui ne abbiamo parlato recentemente per quanto concerne la tutela della privacy e quindi per capire esattamente come procedere anche allo sblocco totale di questi tipi di funzionalità. Quindi vi faccio vedere un tutorial legale, non è nessuna cosa che non segue la legalità di questo processo, ma andremo a sbloccare l'app e quindi i nostri occhiali per poterli fare diventare finalmente completi, ovvero con l'integrazione di Meta AI. Sì, perché la vera figata è proprio questa. Allora, cosa ci serve per poter andare a sbloccare la nostra Meta AI? Allora, servono ovviamente gli occhiali, i Ray-Ban Meta, serve il vostro smartphone, non importa se Android o iOS, non importa perché la procedura è praticamente identica. Vi serve una VPN intesa come software installato sopra al vostro smartphone. Io vi consiglio una VPN di quelle sicure, un'applicazione sicura, perché non si sa mai i vostri dati dove vanno a finire nel momento che fate questo tipo di procedure. Quindi ne esistono alcune gratuite, alcune a pagamento, alcune con un traffico dati limitato, alcune con un traffico dati un po' più elevato. Ma noi ne serve una che ci possa fare semplicemente autenticare con il nostro smartphone negli Stati Uniti per poter attivare nell'applicazione la Meta AI. Io uso Wire VPN, è gratuita, è free, la versione del 2024 mi permette praticamente di utilizzarla per un tempo abbastanza lungo senza avere tutti i limiti del caso, ma esistono altre VPN che potete utilizzare. Vi ripeto, l'importante è che ne utilizzate di sicure. Innanzitutto, ripeto, qualsiasi tipo di smartphone abbiate, Android o iOS, la prima operazione che occorre effettuare e andare a modificare la localizzazione del proprio smartphone, quindi andrà impostata la lingua inglese e la localizzazione di zona come se si fosse negli Stati Uniti, non, attenzione, Inghilterra, negli Stati Uniti. Come si fa? Vabbè, nel caso di Apple, quindi di iPhone, basta andare semplicemente in impostazioni, poi si cercherà sotto impostazioni generali, lingua e zona. A questo punto andremo a impostare inglese USA come lingua principale e successivamente la regione USA. Una volta terminata questa impostazione, andiamo a prendere i nostri Ray-Ban Meta, li estraiamo dalla sua confezione, okay, e andiamo a verificare all'interno dell'app se abbiamo impostato correttamente anche sugli occhiali la lingua inglese. Perfetto, ora andiamo ad attivare la nostra VPN. Selezioniamo come localizzazione, come vi ho detto nel mio caso, Stati Uniti, United States of America, Chicago, vado in connessione. E voilà, la connessione alla VPN è stata effettuata. Ora torniamo sull'applicazione Meta, chiudiamo l'applicazione, riapriamo l'applicazione Meta e dovrebbe apparire qui sotto la nostra icona e voilà, Meta AI is now available, che abbiamo il nostro menu già pronto. A questo punto possiamo tranquillamente disattivare la VPN, ritorniamo e possiamo ripristinare a questo punto Italia sullo smartphone, mi raccomando, solo ed esclusivamente sullo smartphone. L'applicazione dei nostri occhiali e l'impostazione all'interno delle lingue deve restare in inglese americano, altrimenti, vi ripeto, perdete ogni tipo di impostazione. Ok, perfetto, è tutto ritornato in italiano, perfettamente come prima, ed ora andiamo a chiudere e riapriamo la nostra app di Meta,
che sarà ancora in inglese, ma voilà, qui sotto noi abbiamo ancora l'impostazione Meta I attiva, quindi abbiamo l'occhiale attivato e sbloccato con la Meta I. A questo punto abbiamo un dispositivo che ci permetterà di fare davvero davvero tantissime cose. Che cosa? Vi faccio un piccolo esempio portando un microfono proprio attaccato all'occhiale, perché davvero devo farvi vedere e sentire che cosa è capace di fare questo prodotto ora che è sbloccato. Hey Meta, tell me what you see. I see a green wall with various pictures and posters hung on it. Tell me more, please. There are several framed pictures and posters on a green wall, along with speakers. There is also a Starbucks cup in front of the bottom row of frames. Tell me more. The pictures and posters appear to be a mix of vintage style images, comic book characters, and possibly some personal photos. There are also two white speakers mounted on the wall near the top corner. È davvero impressionante, cosa pensate? Praticamente è riuscito a capire esattamente che cosa c'era su questo muro, su questa parete, e Meta stop. E sta continuando a rispondere alle mie domande. Questa è la cosa incredibile. Quindi io continuavo a chiedergli di dirmi di più e lei aggiungeva ogni volta delle cose all'immagine che aveva preso precedentemente, perché non ne stava scattando altre, era solo ed esclusivamente quella prima immagine che aveva catturato, ok? Quindi è davvero incredibile. Ora voglio farvi vedere invece un'altra funzione che secondo me è incredibile. E Meta, look and translate to Italian. Funzionalità, video HD, giorno e notte, potere solare, rete 4G LTE, spotlights integrati, direzionale, rilevamento del movimento PIR. Capite la potenzialità in questo momento di questo dispositivo? Cioè mi ha tradotto un testo, ok, io va bene, lo sapevo cosa c'era scritto, ma l'ha tradotto, capito? Quindi lui è riuscito a capire, comprendere, ha visto cos'è quell'oggetto e ha fatto anche una traduzione proprio letterale, oltre che aver riconosciuto, come vi ho detto, qui dietro. Ma guardate cosa succede se osservo questa parete, dove ho sempre dei poster, ma sono dei poster un po' più particolari, quindi non sono dei quadri come quelli, ma sono proprio dei poster di anche famose commedie, in quel caso diciamo commedie francesi, ma attenzione. Hey Meta, tell me what you see. I see a green wall with various posters and pictures hung on it. Tell me more, please. There are several framed posters and pictures on a green wall, including one of Pikachu. Hey Meta, do you see a picture of Nightmare Before Christmas? Yes, I see a picture of Nightmare Before Christmas. And tell me more. It appears to be a poster or print of Jack Skellington and the iconic Halloween Town moon. And do you see Steve Jobs in the frame? No, I don't see a picture of Steve Jobs in the frame. Hey Meta, do you see a chat noir? Yes, I see a picture of chat noir. Ecco, io credo che questa sia davvero la svolta definitiva per questo tipo di occhiale. Erano interessanti quando era attiva la parte di fotografie, quando era attiva la parte dei video, quando era attiva la parte di interazione con lo smartphone per quello che per esempio era la parte vocale, l'ascolto della musica, il rispondere al telefono, parlare con un'altra persona senza avere all'interno delle orecchie e degli auricolari. Ma avendo sbloccato questo tipo di funzionalità, le possibilità di interazione con il mondo che ci circonda sono incredibili, perché loro riescono a capire, riescono a risponderci, riescono ad estrarre anche una logica di quello che potrebbe essere la richiesta che facciamo al dispositivo, tanto che imparano da quello che noi facciamo e quindi capiscono anche cosa gli stiamo chiedendo e perché
glielo stiamo chiedendo i nostri interessi, e se ci interessa soltanto la parte, per esempio, estetica di una fotografia o di un'immagine, se ci interessa magari di andare a conoscere la storia di quel tipo di immagine, perché non è soltanto il capire, riconoscere e quindi dirci semplicemente quello che ha trovato nella rete inerente a quell'immagine, ma va proprio anche a creare un qualcosa di più. Negli esempi che ho fatto prima, fuori onda, non ero collegato con la telecamera, sul muro qui laterale è riuscito anche a vedere, io non mi ricordavo assolutamente, il poster del film di Apocalypse Now, e mi ha spiegato anche il film, mi ha detto chi era il regista, perché è stato creato, in che anno è stato creato. Mi spiace che non avevo in quel momento attivato la telecamera, perché stavo facendo delle prove dopo averla attivata la AI, e quindi non ho potuto registrare quello che ha detto, però davvero ragazzi è impressionante. E come avete visto ci vogliono davvero pochi minuti per attivarla in modo molto semplice. Vi ripeto, io l'ho fatta con una VPN gratuita, mi è servita in quel momento, posso cancellarla subito dopo, non mi serve averla ancora sullo smartphone, anche se funziona bene ed è davvero completamente gratuita senza alcun tipo di costo, ma comunque esistono, come vi ho detto, anche altre VPN. Ecco, l'importante, ve lo ricordo nuovamente, so che possa essere noioso e stufoso, mi raccomando, una volta che avete fatto questo tipo di operazione, se la volete mantenere, non cambiate la lingua in inglese. Sì, lo so, è noioso, bisogna abituarsi a parlare in inglese e capire e ascoltare quello che ci dice, ci traducono gli occhiali in inglese, ma davvero sono quattro parole in croce e comunque si riesce a capire il senso di quello che dice. Tra l'altro esiste una possibilità, quando si fa il look and tell me, di dirgli di translate in Italian, quindi lei me lo legge, vede, capisce e mi riporta in italiano ovviamente quello che io voglio sapere come spiegazione. Vi faccio un esempio adesso, prendendo per esempio un testo, vi faccio un esempio sempre con la parete qua dietro, però dicendogli di tradurlo in italiano. Hey Meta, look and tell me what you see in Italian. Vedo una parete verde con diverse immagini appese. Tell me more in Italian, please. La parete è verde e ci sono diverse immagini appese. Ci sono anche due altoparlanti bianchi sul muro. Sembra che sia una stanza con un computer sulla scrivania. La decorazione della stanza sembra essere ispirata a personaggi di fumetti o film. Avete capito? Cioè, semplicemente aggiungendogli una in Italian, lei è riuscita a tradurre quello che prima aveva detto alla fine comunque in inglese, ma in modo molto molto più comprensibile. Detto questo, beh, io questi non me li toglierò sicuramente per un bel po' di tempo, anche perché davvero voglio capire fin che punto possono arrivare questi dispositivi. E vi ricordo come sempre, se non l'avete ancora fatto, di mettere qui sotto mi piace, di iscrivervi e di cliccare sulla campanella per non perdere tutti i video che arriveranno sul canale, che vi porterò sempre di più con questa tecnologia spinta. Ho ordinato anche già altri prodotti che stanno arrivando, un pochettino differenti, ma sempre collegati a quella che è la AI per l'utilizzo quotidiano di tutti i giorni. Li vedremo assieme, ne parleremo, faremo le nostre considerazioni, cercheremo di capire le implicazioni, fino a dove ci possono portare, e da lì poi tireremo le nostre conclusioni. Intanto ragazzi, io mi godo questi occhiali perché sono spettacolari. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.